partita un po' stregata, dopo avete avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, poi al primo episodio, prima disattenzione, siete stati puniti così. Sì, una partita un po', se vogliamo, simile a quella casertana. Fai la partita dall'inizio alla fine, non ci sono mai stati, diciamo, dubbi sul possesso palla o diciamo, l'indirizzo della partita, e poi per episodi, insomma, prendi gol troppi, e sempre per episodi, insomma, particolari, diciamo. Dobbiamo migliorare, sappiamo i nostri limiti, li abbiamo visti, dobbiamo migliorare, basta essere, penso, un po' più affamati, perché magari forse quello un pochino ci è mancato oggi sotto porta, perché sullo 0-0, insomma, abbiamo avuto un paio di occasioni, bisogna essere un po' più cattivi probabilmente, e anche in fase difensiva sicuramente dobbiamo migliorare tanto. Che lettura dai di questi errori individuali che stanno penalizzando la tua? Non lo so, nel senso che io spero che siano finiti qua, anche se ovviamente è impossibile, perché alla fine in ogni gol c'è un errore di qualcuno. È difficile che uno faccia gol da 40 metri, quindi ogni gol c'è un errore di qualcuno, e noi dobbiamo cercare di limitare il più possibile i gol subiti, perché onestamente ne abbiamo subiti parecchi, anche se onestamente per errori individuali. Però insomma, quelli possono capitare a tutti, e da quelli anzi si impara e si cresce. Io spero che insomma, siano finiti qua gli errori individuali. Preferisco un errore di reparto dove ci puoi lavorare, perché sull'errore individuale è difficile lavorarci. Senti, Raffaele, hai provato difesa a 4, l'esordio della Casertana, a mio avviso tuo positivo, poi a 3 già domenica scorsa a Catanzaro. Oggi tu precisamente cosa magari preferisci, come ti stai cercando di adattare a tutti e due i moduli, cosa secondo te è consigliabile? Non che chiaramente fai l'allenatore, però Certo. ovviamente più o meno le differenze nel tuo adattamento proprio nel sistema e nei movimenti che devi fare, ecco, cosa No, io onestamente non ho problemi, nel senso che io nella mia carriera ho sempre giocato da centrale a 4, da centrale a 3, laterale a 3, insomma, terzino destro, terzino sinistro, quindi io sia nella difesa 4 che nella difesa 5, 3, come la vogliamo chiamare, posso giocare in tutti i ruoli, non è un problema. E secondo me il problema è che magari, anche perché onestamente questa settimana abbiamo lavorato molto bene, infatti io ero molto fiducioso perché ho visto anche i ragazzi molto carichi, abbiamo veramente lavorato bene, stiamo cominciando ad apprendere ciò che il mister chiede, e quindi ero molto fiducioso onestamente. Poi giocare a 3, giocare a 4, abbiamo provato tutti i moduli, insomma, con la difesa 4, con la difesa 3, cambia poco alla fine. Perché comunque in entrambi i moduli abbiamo dimostrato a 3 sabato scorso e penso anche domenica scorsa e penso anche oggi, e a 4 anche contro Latina, contro il Matera, come nel secondo tempo, comunque di poter giocare con entrambi i moduli senza problemi. È più che altro, secondo me, un fattore magari anche fisico, anche di conoscenza, ci stiamo conoscendo sempre meglio. Stiamo migliorando fisicamente e quindi, insomma, io penso che è questione di tempo. Noi comunque seguiamo il mister, quindi siamo tutti a disposizione, tutti bravi ragazzi, comunque lo seguiamo a prescindere, perciò non penso che ci siano problemi di modulo. Onestamente anche oggi si poteva anche cambiare la partita in corso per i giocatori che avevo in campo. Quindi sì, cioè, questo è una cosa positiva, comunque avere giocatori anche duttili è importante. Però ecco,